Comune di Ercolano si aggiudica le cartoniadi della provincia di Napoli, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco, in collaborazione con la provincia di Napoli che per tutto il mese di novembre 2013 ha visto 7 comuni sfidarsi nella raccolta di carta e cartone. Il premio di 30.000 euro messo in palio da Comieco è stato consegnato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti. La gara ha coinvolto circa 375.000 abitanti della provincia, residenti dei comuni di Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano di Napoli, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata. Il comune di Ercolano ha conquistato la vittoria registrando nel mese di gara un incremento del 62% sui dati di raccolta rispetto al periodo di riferimento ed effettuando una raccolta di qualità, cioè con il minor numero possibile di frazioni estranee o impurità. Io penso che questo è un risultato che premia i cittadini, tutti i cittadini che hanno partecipato a queste cartoniadi, altrimenti non si sarebbe neanche potuta stilare la graduatoria, quindi non c'è un primo, non c'è un secondo, non c'è un settimo, i cittadini hanno vinto tutti quanti. È chiaro che c'è stata una maggiore attenzione nella comunità di Ercolano che ha garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma io mi auguro che questa cartoniade non sia una cartoniade di un mese, ma sia una cartoniade di ogni giorno dell'anno e per gli anni a venire, che sia questo un momento fondamentale di crescita per quella che è l'ecocoscienza che io sto cercando di portare avanti, e voglio ringraziare essenzialmente Comieco, perché Comieco ci ha consentito di raggiungere questo risultato, che peraltro prevede anche un premio consistente che garantirà un intervento notevole sulla comunità di Ercolano, che può essere un intervento di tipo sociale molto importante. Oggi si presentano gli ecocampioni della provincia di Napoli che hanno partecipato a questa Olimpiade che si chiama Le Cartoniadi. Per un mese 7 comuni con una dimensione media di 50.000 abitanti della provincia di Napoli, che ricordo copre nella raccolta differenziata il 60% per carta e cartone della raccolta regionale, hanno partecipato a questa gara. Abbiamo avuto un incremento medio di circa il 12%, ha vinto Ercolano, che ha battuto tutti gli altri partecipanti con un incremento significativo, passando da 20 kg per abitante a oltre 30 kg per abitante. In quel mese Ercolano ha rappresentato il comune più avanti in tutta la regione per quanto riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone. In questo modo crediamo che sia dato un segnale importante dal punto di vista della tutela ambientale, perché si sono ridotti ovviamente i rifiuti mandati in discarica, e stiamo parlando di risorse preziose. Tutta la carta e il cartone raccolta è integralmente riciclata ed è riciclata dalle cartiere partenope, e dall'altra abbiamo un risultato importante perché sono risorse che entrano nelle casse comunali. Tenete conto che mediamente sono oltre 4 milioni di euro quelli che vengono versati da Comieco ogni anno nelle casse dei comuni della provincia di Napoli. Ercolano è soddisfatta di questo risultato. Abbiamo coinvolto tantissime realtà. Inizialmente è stato fatto un grosso lavoro con le scuole, che hanno collaborato tutte quante per questa iniziativa, le parrocchie, tutto l'associazionismo e anche la casa comunale, dove abbiamo fatto un svecchiamento dell'archivio di tutti i documenti inutili, quindi abbiamo fatto un grosso lavoro. Le posso dire che anche il mese di dicembre, stanno ancora continuando ad Ercolano, manteniamo la stessa percentuale, quindi non è stato solo un problema della gara, ma significa che si è arrivato con la logica di recuperare questo materiale recuperabile, e quindi oggi Ercolano, con il raggiungimento della raccolta differenziata al 52%, superare il 50% sul territorio ormai da 12 mesi, per noi amministratori è un grosso obiettivo raggiunto, perché Ercolano è un territorio dove 19 km di strada, dove la periferia è molto vasta, si trova a combattere giornalmente con gli scarichi abusivi anche provenienti da altri territori. Quindi raggiungere questo obiettivo, mantenere questa percentuale, per noi è un grosso risultato. Per quanto riguarda gli altri comuni in gara, quelli che hanno registrato i miglioramenti più significativi dal punto di vista della quantità e qualità della raccolta sono stati Castellammare di Stabia, Marano di Napoli e Torre Annunziata. Assessore, nonostante l'incertezza sul futuro dell'amministrazione, l'ente però continua ad agire nell'ambito dell'ambiente. Recentemente la Giunta ha approvato dei provvedimenti in tal senso. Certamente sì, non ci siamo fermati e probabilmente ne faremo ancora qualcun altro. Abbiamo di recente, il 30 dicembre, approvato 3 bandi di
per quanto riguarda le attività nel settore ambientale e nel settore dei rifiuti. Un primo bando per le isole ecologiche da 8 milioni di euro, un secondo bando per le attrezzature per 4 milioni e mezzo di euro e un terzo bando per le compostiere domestiche e condominiali per 3 milioni e mezzo di euro. Quindi penso che questo non sia poco, se facciamo la somma sono in totale 16 milioni, ma tenete conto che a questo si è aggiunto anche un'ulteriore delibera che garantirà il finanziamento a tutti i comuni che avevano presentato il progetto per la realizzazione delle case dell'acqua. Quindi andremo a garantire in circa 60 comuni della provincia di Napoli la presenza delle case dell'acqua, che è un'attività che ci consentirà di ridurre la produzione del rifiuto multileggero e quindi essenzialmente della plastica. Una provocazione, lei pensa che questi fondi che arrivano da Comieco potranno essere utilizzati per il recupero della stazione Cook? Non penso che bastano i fondi di Comieco per recuperare la stazione Cook, anche se la stazione Cook non è di proprietà del comune ma del Parco Nazionale del Vesuvio. Ci sta un interesse anche da parte di privati, è quello del Parco Nazionale del Vesuvio, di dare in gestione questa stazione che oggi si trova, dopo l'investimento fatto, vandalizzata quasi, non nella totalità, ma è stata di nuovo vandalizzata. Quindi con il Parco Nazionale del Vesuvio ci sta questa sinergia con l'amministrazione e cercare di darla a terzi, sperando che arriva qualche privato che la vuole riutilizzare.